E ciao a tutti ragazzi, bentornati anche oggi qui nel canale. Oggi parliamo di orto ragazzi. In che senso parliamo di orto? Oggi parliamo di orto come progettazione dell'orto primaverile estivo. Voi sapete ragazzi che l'orto si divide in quattro tipi di orto durante tutto l'anno. L'orto estivo, l'orto eh, autunnale, l'orto eh, invernale l'orto primaverile e di nuovo poi si ripete l'orto primaverile e l'orto autunnale non sono nient'altro che degli orti diciamo della stagione successiva cioè l'orto primaverile conterrà appunto le coltivazioni che poi matureranno in estate mentre al contrario l'orto autunnale conterrà appunto le coltivazioni che poi saranno pronte nell'inverno pieno mentre quello invernale saranno pronte nella primavera e così via dicendo ci troviamo a metà barra terza settimana di febbraio l'orto eccolo qui ci sono varie semine io qui conto eh, semine di fave semine di cipolle semine di aglio semine di piselli dall'altra parte in più ci sono alcune colture che ancora non sono andato a togliere Oggi parliamo appunto della progettazione, quindi non mettiamo mano fisicamente alla terra, ma facciamo soltanto due chiacchiere per pensare, per studiare all'orto che dovremmo andare a fare, diciamo, da qui a breve tempo. Come vi ho detto, ragazzi, ho ancora parecchie coltivazioni, cioè qui ho spinaci, broccoli a palla, biete, ho verze. Queste qui sono rimaste tre insalate, ma stanno spiegando e tra poco le le galline. Qui non c'è niente. E qui ci stanno spinaci mentre da altra parte ci sono quattro file di piselli questi radicchi e queste cicoriette qui non c'è niente lì ci sono una serie di broccoli a palla qui ci sono due cavoli rossi e qui qualche finocchio con qualche insalata spiegata qua è tutto vuoto mentre lì c'è già io che stavo a lavorare diciamo, il terreno E soltanto uno slot di cipolla Dobbiamo innanzitutto capire quant'è lo spazio appunto che abbiamo a disposizione Adesso andiamo a contare tutti quanti gli slot che sono vuoti e quelli che saranno vuoti Abbiamo esattamente nel mio orto 9 slot liberi Liberi vuol dire così ragazzi, senza alcuna coltivazione Perché sono terminate quelle che ci stavano sopra Mentre di eh, slot prodine parziali, come per dire questa qui, dove troviamo soltanto un finocchio eccolo, e due insalate spiegate, ne ho ben 12. Perché? Perché alcune di queste cultivar stanno terminando. Stanno terminando, sono quelle invernali, quindi quelle coltivate in inverno, che finiscono il loro tempo appunto a, eh, eh, a primavera di queste io ne ho ben 12 per un totale di 21 slot ok raga adesso dobbiamo andare in senso diciamo eh, temporale temporale in che senso e dobbiamo capire quali sono le culture che dobbiamo piantare prima e quali quelle che dobbiamo piantare dopo ovviamente raga tocca pure capire che cosa vogliamo coltivare <ride> quindi dovremmo anche Cercare di utilizzare un po' di carta e penna come si faceva una volta per cercare di capire. Intanto io vi metto uno schema delle mie coltivazioni così capite eh, quali sono eh, le, gli slot liberi, quali sono gli slot che si libereranno, quali sono gli slot occupati, quelli che termineranno appunto in fine estate. E, e dobbiamo anche ricordarci una cosa importantissima. Raga. La cosa importantissima, ragazzi, è che noi dobbiamo cercare, per quanto sia possibile, di non coltivare due volte la stessa cultura nello stesso slot. Che vuol dire? Dobbiamo ruotare le nostre coltivazioni. È una buona norma perché la pianta in generale andrà a prendere alcuni tipi di nutrienti dal terreno. Se noi tutti gli anni mettiamo la stessa pianta all'interno della stessa protina, all'interno dello stesso appezzamento, quel terreno risulterà impoverito di quel tipo di diciamo, nutriente che conteneva il terreno. Quindi o iniziamo poi a bombardare il, i nostri orti con concimi oppure ragà, semplicemente le ruotiamo. In questo schema vi ho messo tutte quante le mie prode. sono 17 a sinistra mentre sono 16 a destra. A destra perché eh, nella parte destra ho lasciato leggermente più spazio perché l'impianto di goccia a goccia l'ho terminato in un secondo momento rispetto a quella a sinistra che l'ho terminato prima possiamo notare come da metà ehm, orto in poi sulla parte destra tutte le cultivar segnate in rosso sono tutte quante con termine con scadenza entro eh, inizio estate barra estate inoltrata come eh, ci sono le fave come ci sono gli, gli agli e le cipolle anche l'inizio le prime due prode della parte sinistra hanno ehm, i piselli che sono con termine eh, inizio estivo quindi che vuol dire che posso utilizzare dove ci sono fave e piselli posso riutilizzarli per un orto diciamo autunnale tutte le altre prode avranno diversi termini io adesso vi segno con diversi colori tutte le prode che stanno in scadenza oppure che scadranno a breve. Queste 12 prode segnate in blu sono in scadenza, che vuol dire che scadranno in primavera o inizio primavera. E quindi qui andrò a eh, coltivare le coltivazioni appunto primaverili che poi saranno pronte in estate inoltrata. Ragazzi, una cosa molto semplice, cioè, nel senso, proprio carta e penna, come avete visto dividete l'orto lo segnate e capite bene che cosa e dove dovete andare a eh, coltivare fatta questa premessa adesso dobbiamo andare a capire che cosa abbiamo combinato l'anno scorso <ride> io ricordo a tutti quanti l'anno scorso da metà orto sulla parte destra fino all'inizio della parte destra era tutto coltivato a chiamiamole solanace cioè era tutto quanto a pomodori, tutto quanto a peperoni. Quindi io da sta parte, regà, non ci coltivo niente di questo. Io quest'anno, nella, nella prima metà, nel primo quadrante destro dell'orto, non coltiverò pomodori e non coltiverò peperoni, perché ci ho coltivati l'anno scorso, regà. Da questa parte invece, da dove iniziano i broccoli, cioè lì, quindi dalla quarta proda fino credo alla settima, all'ottava, quindi per 4-5 prode mi sembra, io ho coltivato patate e qui non c'era da coltivare, mentre da quest'altra parte, da metà sinistra, insomma dopo la metà della parte sinistra, sono andato a coltivare le zucchine, mentre alla parte finale ci ho coltivato le melanzane. Che cosa sto dicendo con questo? Che adesso dobbiamo andare a vedere effettivamente le tempistiche delle coltivazioni, cioè... Chi è che devo mettere per prima per terra? Ragazzi, mettere prima per terra è inteso come ovviamente iniziare con la coltivazione, quindi parlo di semine, parlo di, di trapianti, di piantine e quant'altro. Allora facciamo un discorso un po' semplice. Eh, le piante di pomodoro. Le piante di pomodoro vanno piantate dopo il termine delle gelate. Perché se no freghiamo i pomodori come mi è successo l'anno scorso. Che a febbraio facevano 20 gradi, a marzo ha gelato, ma ha fregato tutti i pomodori. Quindi non si può piantare appunto una pianta di pomodoro quando è possibile una gelata, e per diciamo toglierci il pensiero possiamo pensare. Che le piante di pomodoro le possiamo trapiantare perché al momento io ancora non faccio le piantine, io quindi non semino fisicamente i pomodori ma compro le piantine ancora perché non ho il momento adesso, non ho, eh, non ho un posto dove fare un piantinaro. Eh, quindi le piante di pomodoro possiamo piantarle diciamo dopo il 21 marzo, che è l'inizio della primavera. Quindi, per non sbagliarci con le tempistiche, io vi dico, regà. E il primo aprile piantate i pomodori. <ride> Ovviamente guardate sempre il meteo perché se è un anno anomalo che le, che le gelate si fanno fino a maggio. Io regà sto eh, qua nella provincia di Roma. ho eh, l'orto esposto a, a sud, eh, non c'ho niente intorno, quindi qua teoricamente il sole ci batte e quant'altro. Comunque potete sempre attrezzarvi con eh, i tunnel in tessuto non tessuto. Fatta questa premessa, io so che le piante di pomodoro si piantano appunto diciamo inizio aprile almeno qua per dove sto io magari in altre parti si piantano prima in altre parti si piantano dopo poi possiamo dire le patate quando si piantano le patate le patate io le ho sempre piantate intorno alla prima barra seconda settimana di marzo quindi prima dell'inizio della primavera quindi è una cultura che si pianta prima mentre Un'altra coltura, il mais. Il mais quando, quando si pianta adesso? Io lo pianto sempre adesso perché voglio che sentano un attimo di fresco i, i semi del, del mais per poi spuntare. Perché quelli là, eh, diciamo che per eh, giugno, devono iniziare a uscire perché se no non vescono bene. Almeno questa è la mia esperienza, raga. Poi non gli do roba, gli do solo l'acqua e le pianto. Fatta questa premessa, quindi ci sarà mais, patate, pomodori. Queste sono tre delle coltivazioni che voglio mettere. Bene. Facendo un rapido eh, ripasso di dove abbiamo piazzato le cose, da quel lato lì io ho piazzato i pomodori l'anno scorso, da questo lato io ho piazzato le patate l'anno scorso. Il mais non l'ho fatto. Quest'anno le prime appunto che devo mettere, che quindi a breve le devo mettere subito, quindi mi servono gli slot liberi e dove sono? Qui. Qui ce l'ho fatto il mais? No. Ce lo posso fare. È libero sì perfetto qua io mi segno 2 barra 3 slot de mais e vado a segnarmi con un picchetto eccolo qui quindi adesso so che in questa proda e quest'altra due prode io andrò a fare il mais perché lo faccio qui rega perché come detto lì ci ho fatto i cetrioli ci ho fatto le melanzane ci ho fatto il peperoncino quindi sono tutte famiglie eh, diciamo di ritorno di questo tipo di, di culture e ci metto il mais bene fatto questo adesso devo pensare ma dove le metto le patate? le patate a me serve spazio per le patate no? quindi là io al momento ho solo due slot liberi qua non c'ho niente libero subito o entro breve l'unico spazio libero a breve è questo raga da dove ho messo il picchetto del mais lì dove sta il sacco giallo come vedete qua 1, 2, 3, 4 sono liberi qui nella quinta c'è solo un finocchio che me lo posso mangiare stasera quindi raga, io direi di piantarle esattamente qui, perché qui l'anno scorso non l'ho fatta perché l'ho fatta accanto e ci ho messo, ecco qua un altro picchetto, ci ho messo un pezzo di canna di bambù per ricordarmi dov'è che devo fare patate. quindi Per adesso ci abbiamo uno slot lì in fondo di cipolla, tre slot di mais, e uno, due, tre, quattro e cinque slot di patate. Questo sarà l'inizio delle mie coltivazioni. Quindi mais. Patate, e poi inizierò qui con i pomodori perché i pomodori i pomodori come ho detto li devo mettere aprile Raga, oggi è come ho detto metà eh, febbraio e ehm, ho ancora un mese e mezzo in un mese e mezzo penso che queste se so belle che levate tutte quante e quindi mi rimangono 1 2 3 4 5 e 6 slot dove mettere appunto i pomodori 6 slot da 6 piante quindi sono 36 piante di pomodoro per adesso l'anno scorso ne ho messe molte di più ma le ho messe talmente tanto appiccicate <ride> che comunque non mi hanno fatto un buon raccolto anzi per farvela breve vi dico pure come l'ho piantato partendo da lì ho messo ogni riga no? quindi non uno slot composto da due righe ma ogni riga io ho messo sei piante quindi le ho messe tutte appiccicate regà. ho messo una, due, tre, quattro righe quindi due slot, quattro righe di peperoni poi ho messo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci 11 e 12, 13 e 14, 13, scusate, 14 slot soltanto di pomodori però raga a differenza del meglio abbondare in questo caso è stato controproducente perché io i pomodori ne ho raccolti veramente pochi valutate raga che io ho messo appunto 14 platò, 14 per 6 sono 84 piante 84 piante raga io da quelle 84 piante a parte qualche pomodoro che ho mangiato ho fatto solo 7 litri di passata capite che è stata un'annata non, non proprio buona comunque ragazzi per concludere sul fattore pomodori io metterò sti 6 plateau questi, quindi queste 36 piante dove io penso di fare solo e soltanto passata le metterò appunto qui dietro quindi avrò mais patate e infine pomodori fino ad arrivare lì alle ultime le ultime due prote dove ho messo appunto piselli da questo lato, invece, ragazzi, la prima, la prima proda, appunto, ci sono gli spinaci e la seconda è libera. Io potrei già coltivare la seconda, ma non mi conviene, mi conviene aspettare un attimo, lasciare le prime due vuote e mettere subito i cetrioli perché, tanto, ragazzi, da questi spinaci già ho raccolto una volta, ora ci posso raccogliere un'altra volta. E diciamo metà marzo, io qua ho due eh, slot di cetrioli. Poi successivamente ci avrò altri due slot perché le, ehm, le verze a breve pure, tempo due settimane sono buone da raccogliere, quindi gli altri due slot ci andrò a mettere le zucchine e poi ci avrò altri 1 2 3 slot liberi. Questi tre slot, ragazzi ci andrà ehm, uno slot di melanzane e poi vari, eventuali ce cioè altri due liberi, quindi ho ancora margine di movimento con le colture. Posso anche provare a fare dei test e mettere altri pomodori, non lo so. Poi, comunque, sia uno. sa Benta, regà, <ride> comunque ci andranno pure le insalate. Quindi, due slot liberi. Io vi consiglio di tenerveli sempre. Anche perché, regà, l'insalata si mangia, quindi ricordatevi di metterla. E quindi, ragazzi, queste saranno le mie coltivazioni estive che andrò a mettere giù a breve quindi eh, a breve inizieranno le lavorazioni dell'orto anzi vi lascio il link qua sopra di come lavorare il terreno come rassodarlo come eh, concimarlo che l'ho fatto l'anno scorso ma a breve se volete faccio anche una, un piccolo diciamo ripasso e vi faccio rivedere come si fa. Io al momento come state vedendo nell'orto tutto quanto è fermo e sto già appunto coltivando quindi sto già eh, lavorando questo pezzo di terra perché a breve appunto io a giorni vado a seminare il mais quindi queste tre me le devo andare a, a lavorare subito le prime tre in modo tale da essere già pronto anzi stavo aspettando diciamo una pioggia per rendere un po più morbida la terra perché al momento è abbastanza eh, indurita perché come sapete la mia terra è così guardate eccola vedete bella proprio mattonosa <ride> sempre i miei termini tecnici questi niente ragazzi il video termina qui vi ho spiegato come ragiono io per andare a progettare l'orto ovviamente per l'orto si intende sia l'orto estivo che l'orto invernale tutti i tipi di orto che andate a fare per quanto riguarda altre coltivazioni poi se mi viene in mente qualcosa, vi ricordo sempre che io ho due slot di piselli e uno, due, tre e quattro slot di fave che a maggio si levano, regà, quindi ce l'ho poi, ho spazio, non è che non ce l'ho. Però se poi mi viene in mente qualcos'altro, appunto, posso sempre giostrarmi la, la cosa. Questa è la progettazione comunque sia del primo orto che andrò a fare dell'anno, quindi si parla di mais, patate, pomodori e vabbè poi zucchine come ho detto dall'altra parte e cetrioli queste sono le, le 5 culture le macro 5 culture che ci stanno eh, all'interno degli orti e, e poi seguono tutte quante gli altri eh, valutate che quest'anno non conto di fare peperoncini c ho a casa quasi un litro di olio al peperoncino più un barattolo così pieno di peperoncino secco raga peperoncino per fare una guerra, quindi basta peperoncino per quest'anno, sono due anni di fila che lo coltivo e quest'anno non, non andrò a replicare. E quindi ragazzi io dal mio orto vi saluto, vi invito sempre a iscrivervi al canale e anche al canale Instagram Daniele faccio cose, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mia lavorazione. Ragazzi un mi piace è sempre gradito e alla prossima, ciao!